Stiamo riprendendo la fitta nevicata. Nevica San Giovanni Rotondo, caro figlio. Nevica. Sta nevicando, riprendi un po' l'abbondante nevicata che sta colpendo la nostra città. Noi qui dalla nostra redazione abbiamo un punto di vista veramente eccezionale, privilegiato. Quindi buonasera a tutti amici della Rassegna Stampa. Vi abbiamo mostrato. Ciao Pio, stasera siamo di nuovo io e Pio nelle vesti di cameraman che ci passiamo vicendevolmente la telecamera, in quanto gli altri, chi per impegni di lavoro, chi per altro, non ha potuto essere presente anche per via delle avverse condizioni meteorologiche. Ci sono almeno una decina di centimetri di neve, quindi speriamo, non esageriamo, 5-6 centimetri, un piccolo strato di neve, cioè, sicuramente a Borgo Celano e San Marco se la passano peggio di noi. Intanto non sono anche campanelli. Dovrebbe essere il nostro cameraman ufficiale. Ed è lui, ed è lui. È il nostro cameraman ufficiale. Arrivato, purtroppo anche loro sono presi. Ecco il gran camera. Questa vi abbiamo anche preso Vittoria in castagna. Perché... Che fai? Non vieni? Ah, benissimo. Ed eccolo qui direttamente dall'Himalaya. L'avevamo dato per disperso, ma invece ci ha raggiunto. Perché stato... No, sono... Sei stato veramente stoico. Guarda il tappo perché sono sì, anche malaticcio. La febbre non sta risparmiando veramente nessuno. Vabbè, intanto che il buon Emanuele si sistema, noi possiamo iniziare con la rassegna di questa settimana. Sono due settimane che non ci siamo visti per vari impegni. Oggi riprendiamo. Intanto abbiamo già tra l'altro ora è ufficiale, è online su Facebook anche la pagina della rassegna sì, strana, la pagina della rassegna strana, cliccate, ci piace anche le notizie, infatti strane. Scrivete cose, segnalazioni sì, di notizie, infatti, strane. Salutiamo anche Maria Vittoria, Maria Vittoria. Milionaria al servizio. Facciamo vedere le schedine già stampate di Vittorio, che la settimana scorsa siamo andati vicino veramente un colpaccio. Questa settimana non abbiamo preso neanche una partita. Va bene, andiamo avanti con le notizie. Sono settimane calde di campagna elettorale, avete visto le nostre interviste prima a Valeria Lauriola. Nei prossimi giorni metteremo online le altre interviste agli altri candidati. Tra i vari aspetti della politica in questo momento c'è la questione degli scrutatori. Infatti, come potete vedere, a Trinitapoli lite sulle nomine degli scrutatori, a sinistra solo bugie, a Manfredonia anche niente sorteggio scrutatori. Io lascio, un consigliere comunale ha abbandonato la commissione elettorale perché secondo lui si doveva fare il sorteggio. Bene, bene spiegare una cosa, anche a San Giovanni Rotondo c'è una commissione elettorale formata dal sindaco più altri quattro consiglieri comunali che scelgono come dire, a discrezione dall'albo gli scrutatori. Non c'è il sorteggio, purtroppo è un appello che anche noi abbiamo fatto per il sorteggio, purtroppo gli amministratori non hanno accolto questo nostro invito, anche perché gli scrutatori erano una buona occasione anche per far lavorare i giovani che in questo momento non lavorano. Infatti la nostra idea era di fare gli scrutatori ai giovani dai 18 ai 25 anni, tutti magari disoccupati. Rientravamo in palude, tutta la relazione di Condonet poteva fare lo scrutatore. Non ci siamo nessuno e ci va bene così, però la prossima volta io direi di usare questo metodo. Usare questo metodo, sì, anche perché poi nelle liste sono capitati infatti, spesso anche i soliti, quindi, insomma, un po' un le solite storie e le solite polemiche. Oltre alla neve, oltre a questione degli scrutatori, c'è il grande carnevale. Domani ricordiamo grande sfilata a Manfredonia di Zepeppe che prepara il suo ingresso trionfale. Domani grande sfilata, anzi tutta la settimana sarà una settimana di festa a Manfredonia, il carnevale d'Auno. Quindi andiamo tutti a Manfredonia, andiamoci a divertire, mettiamoci le maschere, noi già ce l'abbiamo, però non c'è bisogno. Mettete le catene soprattutto alle macchine. Vale, Emanuele, facciamo il cambio. Non riusciamo diamo la telecamera al legittimo padrone. Andiamo su una notizia di cronaca, Emanuele, questa è veramente sconcertante. A San Severo, maestra aggredita da un genitore. Nella scuola dell'infanzia di Piazza Schingo non è il primo episodio, infatti sono numerosi gli episodi di aggressioni di genitori, come dire, i maestri che si comportano male con i loro figli, e la testimonianza anche
Pio, della mia ragazza che fa la maestra. L'anno scorso è stata a San Severo e mi ha raccontato di diversi episodi, diciamo, pressioni dei genitori sui professori e sulle maestre, veramente una brutta abitudine. Invece di fare pressione sui figli. Infatti, che qui a Sud Italia non ci togliamo, ormai i figli non, cioè, comunque, i bambini non li puoi neanche toccare. Eravamo piccoli noi, qualsiasi cosa ci davano la colpa a noi. Ma guarda, io mi ricordo veramente le pacchettate sulla mano dei miei maestri, tra i quali il professor Biceglia, che saluto caramente, il nostro affettuoso avevamo Santa Giusta, sì, infatti, si chiamava la bacchetta, veramente ce ne davamo di santa ragione. per questo siamo usciti diciamo dritti con la schiena dritta. Andiamo ancora avanti, qui tante notizie di politica dalla Gazzetta di Capitanata. Andiamo su San Nicandro, l'ex sindaco Vincenzo Monte cambia idea, si ricandida con l'UDC alle comunali. Ricordiamo che il comune di San Nicandro si è sciolto da pochi mesi per dissesto finanziario. Il sindaco che fa? Si ricandida, quindi auguroni come si dice? Continuità amministrativa, esatto. Diciamo così, coerenza politica, e si continua a errare umano, perseverare. Altra notizia che ha fatto molto scalpore: alle isole Tremiti sì alla caccia sulle diomedee, botta e risposta sindaco Parco. Pecorella aveva definito pretestuose quanto mai infondate le dichiarazioni del sindaco sulla caccia. Infatti Antonio Fentini, il sindaco delle isole Tremiti, ha detto legalizzo la caccia per i residenti nelle isole Tremiti. Perché? Perché in qualche modo dobbiamo passare il tempo, quindi le isole Tremiti non sanno che fare, vorrebbero andare a caccia. Pace all'anima loro. Perdete tempo così, andate a caccia. Non so che dove ci sono anche altri uomini. Infatti, non so che dovete cacciare le quaglie. Bisognerebbe solo cacciare i petrolieri dalle isole. Un'ottima caccia. Cacciai alla Petroceltic, sarebbe veramente una bella cosa. Queste sono le notizie di questa settimana. Pio, ti passo la parola per questa settimana, visto il buco che ci ha separato di 2 settimane dall'ultima, c'erano un archivio ben fortito. Ho dovuto selezionare. Oh, le altre poi le possiamo mettere online. Certo, le metteremo online, anzi, le altre non facciamo anche appello ai nostri fan di mettere le nostre cose. Una battuta, una cosa che accade in città. Fotografateci fossi, tutto. Fossateci. Esatto, buche. Io vai con le notizie strane. Allora, andiamo. Di solito perdere peso è sempre una cosa che porta dei miglioramenti nella propria vita. Non è quello che non è accaduto a Ryan Bachman, perché ha perso 65 kg, dopodiché la fidanzata lo ha lasciato. Ma lui pesava 65 kg? No, Bachman era decisamente obeso e pesava 160 kg. Con una dieta ferrea e molto esercizio fisico ha perso quasi 65 kg in un anno. Quando ha raggiunto quasi il suo peso forma, è arrivata inaspettata sorpresa: la ragazza lo ha lasciato perché non riusciva a sopportare gli sguardi che improvvisamente degli altri ragazzi si chiodavano. Ma certo, passare da 165 kg a 100 kg attira veramente. Comunque Ryan Bachman non se l'è presa più di tanto, ha detto: l'importante è che ora finalmente posso dedicarmi al mio sogno. Infatti io è diventato da poco insegnante di educazione fisica. Auguri al Ryan, amico Ryan. Questa è bellissima. Scherzo a mare, il presentatore dà fuoco al prestigiatore. Poteva veramente trasformarsi in una tragedia quello che è successo con un'emittente dominicana. Il programma prevedeva la presenza di alcuni ospiti, tra cui il famoso prestigiatore californiano Wayne Hugin. Alla fine del programma il presentatore, tale Frankie Barazar, il mammucari della ha deciso di provare lui un trucco suo, che sosteneva di essere diventato bravo in questo trucco. Quindi ha cosparso di liquido infiammabile il capo del mago, quando all'improvviso appunto
il gioco è andato male, il mago ha preso fuoco e il presentatore è stato denunciato per lesioni colpose, e ora rischia il carcere. È un grande, un grande. Poi quando si dice il coro della chiesa diventa quasi un'ossessione, finge la propria morte per uscire dal coro della chiesa. Bello. Quello che è successo alla giovane Alison Matera, cosa è successo? Lei voleva lasciare il coro della chiesa, però aveva paura di, diciamo, di suscitare troppa delusione nelle reazioni delle cose. Quindi che ha detto? Ha detto di essere malata terminale. Dopodiché ha annunciato che sarebbe stata ricoverata presso un ospedale apposito, e dopo qualche giorno ha chiamato il parroco fingendosi un infermiere e ha raccontato di essere morta. E non finisce qui. Il parroco e i compagni del coro hanno organizzato una cerimonia commemorativa alla quale non ha partecipato perché era troppo curiosa, sotto mentite spoglie, per la gemella di Edison. Alla fine l'inganno è venuto alla luce, non sappiamo se è stata reintegrata. È nel troppo in onda dei beautiful, infatti quando questa è bellissima, questa è una cosa che mi fa volere, desiderare fortemente di essere svedese. Ah. Uno svedese si è fatto riconoscere una pensione di invalidità perché è dipendente dall'heavy metal. È quello che appunto è successo a Roger Tugren di Orselon. Ma per me che sono dipendente di Ascolosti, cioè, potrebbe essere pensione. Perché della Juve, quanto dipendente. Cioè, quello sì. Infatti si descrive come un fanatico del metal, questo non, diciamo, non è una cosa tanto particolare. Ma il problema è che Tugren è così tanto fanatico dello stile di vita metal, delle magliette, che non si accontenta solo del tempo libero per vivere la sua passione metal, ma dichiara di dover vivere la sua passione anche sul lavoro. Ah, quindi... questo lo porta spesso a non trovare lavoro, quindi sì. Si è fatto appunto visitare da diversi psicologi e alla fine questi hanno detto sono giunti tutti alla medesima conclusione. Si è fatto dichiarare, diciamo. Quindi Roger si sente obbligato a mostrare il suo stile di meta, questo lo pone in una situazione difficile nel mercato del lavoro e quindi ha bisogno di un supporto finanziario. E gliel'hanno dato, quella è la cosa lucida. Allora, sì. Sei troppo fanatico della vita, devo fare qualche psicologo, devo fare la domanda. Zeman. Ah, Zeman, andiamo un po' con il poema. Ciao Zdengo, sei grazie di grande, tutto Zdengo. Lascia perdere gli Antonio Vecchio. Infatti, ho sempre ragione. Che ti avevo detto io che a Natale non ci arriva? È arrivato a Natale. È arrivato quasi a Carnevale. Sì, infatti, ha avuto vita breve. Come ti faceva Pasqua? Comunque, diciamo che la colomba non l'ha scartata. Non fa niente. Questa è bella, perché una donna tenta di uccidere il marito mettendosi del veleno nelle parti intime. Questa è una donna brasiliana che è stata arrestata per aver tentato di uccidere il marito in un modo alquanto insolito. Questa è veramente cattiva. La donna infatti si sarebbe messa del veleno all'interno della vagina e avrebbe poi chiesto una sessione di sesso orale al marito, il quale però si è accorto di subito di uno strano sapore, si è ritirato subito indietro, è corso all'ospedale e gli hanno fatto una lavanda gastrica. Ma le richieste di chiarimento, scuso immediatamente un grave problema di igiene personale, si è subito saputo, cioè la donna ha subito confessato. E tra l'altro questa confessione le ha salvato la vita, perché il veleno che le aveva messo poteva essere dannoso, esatto, e se lo sarebbe meritato, cioè in giugno, sì. Vabbè. Che è l'amante di questa donna, va. Ma vediamo che succede. Eccoli, è bellissima, ragazzi. Il grande scoop alla rassegna stampa. Pullman bloccato, anzi, sicuramente l'ennesimo intelligentone che parcheggia lì. Parcheggia all'angolo di Biancofiore. No, io ce l'ho alle poste. Sei un pirata della strada. Io ce l'ho alle poste. Sta qui il padrone della macchina. Ho regolarmente pagato il tarchettino. Bravo. No, infatti hai sbagliato perché oggi è stato pomeriggio, te potevi risparmiare quei 50 centesimi perché è gratis. Ecco perché mi scade lunedì. Ma è un classico, che è pure durante la cosa di l'intervista di Lauriola si sente. Ma basta, fateci fare una cosa pulita. Questa invece è l'idea carina di un fidanzato che voleva fare una sorpresa alla sua amata, solo che ha rischiato di rimanere ucciso.
si spedisce per posta alla fidanzata e rischia di rimanere ucciso. La bravata di un giovane innamorato che voleva far colpo sulla fidanzata rischia di avere conseguenze tragiche. Il ragazzo ha deciso di spedirsi dentro un pacco all'amato. Lo scherzo era stato organizzato bene perché era stato pianificato che il pacco sarebbe arrivato dopo mezz'ora, abitando sullo stesso corridoio, quindi lui si è fatto inscatolare da un amico esattamente 2 minuti prima che passasse l'uomo delle consegne, il corriere, pacchino, non è politica di corso, ok, e poi c'era un altro amico a casa della fidanzata con la telecamera pronto a riprendere la sorpresa della fidanzata. Tutto ciò si è trasformato in una tragedia perché il corriere ha fatto ritardo per vari motivi, per problemi alla circolazione stradale, alle cose, e ci ha impiegato quasi 2 ore a consegnare il pacco. Quando il pacco è stato consegnato, l'amico che era pronto a riprendere la sorpresa ha dovuto quindi riprendere l'affannosa rianimare l'affannosa rianimazione. La ragazza prende il pacco, ha trovato il ragazzo svenuto, si esanime. Però si è concluso bene. Non fate scemenze per San Valentino, ragazzi, per favore. Le cose, sì, il romanticismo va bene, però fino a un certo punto. E chiudiamo. Non è che ci facciamo scapolare come il tosto. Non te ne ero, scusate, questo è il nostro lato da stavolta, sì, ragazzi. Cioè, stavolta l'ha fatta. C'è? È veramente assurda come cosa. È sempre lui. Non è il colpo in sé, ma è proprio la dinamica con cui. Si è fatto bene. Cosa fai, Antonio? No, niente, sto controllando. L'uomo di Leicester, nel Regno Unito, è stato arrestato in relazione a diversi furti compiuti in diverse abitazioni. Tutto nasce quando un residente della zona aveva notato un uomo nascosto in maniera sospetta vicino ad una siepe di una casa di quel quartiere. Ha chiamato la polizia. Quando la polizia è intervenuta, l'uomo aveva detto: no, io non ho nessuna cattiva intenzione, stavo qui, stavo giocando. Se non che la polizia non gli ha creduto, si è fatta consegnare il cellulare e tra i messaggi del cellulare c'era un SMS inviato alla ragazza che citava testualmente: te l'ho detto 20 volte, non chiamarmi quando sono fuori a rubare. Questo è veramente fantastico. Un genio assoluto. Grande, un genio del crimine. Beh, ragazzi, con questa bella notizia concludiamo questa rassegna stampa sempre più infreddolita nella nostra sede, che è un ghiacciolo. Quando ho intervistato Saverio l'altro giorno, no? Lui quando è entrato qui si è reso conto del freddo, ha fatto ora capisco perché tu, Antonio, in rassegna spesso uscite con le mani così. Io volevo fare come Bruno Vespa, ma quello provaste qua fa freddo veramente. Va bene. Togliamo l'occasione per ricordare che dopo l'intervista a Valeria Lauriola nei prossimi giorni ci saranno interviste a Mimmo Longo, Saverio Sciorini, dottor Antonio Colella e Movimento 5 Stelle. Per completare il quadro. Quindi, se specifichiamo. Che a parte i candidati sangiovannesi, che erano comunque tutte le forze politiche, abbiamo fatto un'intervista a tutte le forze politiche che in qualche modo a San Giovanni sul territorio si sono mosse. Certo, quindi non essendoci diamo spazio, aspettiamo la risposta del PDL. Diamo spazio a tutti quanti, siamo aperti a tutti i movimenti politici, la campagna elettorale è libera, quindi è giusto che tutti abbiano il loro spazio, giusto ragazzi? Quindi buona campagna elettorale a tutti e noi ci rivediamo la settimana prossima. Facciamo qualcosa di speciale su Sanremo e poi pre-elezioni e poi ci rivedremo dopo le elezioni per fare un po' il punto della situazione. Buon weekend a tutti e buona neve, quindi divertitevi sulla neve. Ciao.